La festa della Santissima Trinità ci riporta al cammino ordinario della fede della Chiesa che viviamo nella liturgia dopo il grande tempo forte della Quaresima prima e della Pasqua. Sì, riprendiamo il ritmo delle domeniche ordinarie, dove facciamo esperienza della presenza continua del mistero di Dio nella nostra vita. La Trinità non è un mistero da spiegare, da comprendere secondo le nostre categorie logiche, è un'esperienza da vivere, è la presenza di Dio in mezzo a noi. Noi non conosciamo la Trinità direttamente, ma attraverso Gesù, il Figlio, come il Vangelo di Giovanni ce lo presenta, il Figlio amato dal Padre, il Figlio inviato dal Padre a noi. E noi facciamo esperienza di Dio così, attraverso Gesù, la sua parola e il dono della sua Pasqua di morte e risurrezione, la sua presenza nella nostra vita attraverso il dono dello Spirito. Sì, questa vita di Dio, questa comunione tra le persone divine, questa energia che entra dentro di noi e ci permette di vivere anche noi da figli. E così più che spiegare la Trinità, noi possiamo vivere della Trinità e testimoniare agli altri la presenza della comunione che è Dio nella nostra stessa esistenza. Ma come testimonieremo? Sì, ce lo dice ancora il Vangelo di Giovanni, attraverso la fede, fede in Dio, fede che è apertura del cuore e della vita, fede che si fa servizio concreto ai fratelli. Saremo testimoni della comunione trinitaria nella misura in cui, in quanto credenti, vivremo la comunione tra fratelli. Non si può annunciare Dio che è amore tra il Padre, il Figlio e lo Spirito senza farne esperienza concreta e senza condividere con ogni persona la gioia e la bellezza del vivere gli uni accanto agli altri, gli uni per gli altri. Viviamo del Vangelo, ascoltiamo il Vangelo, facciamo del Vangelo la nostra vita. Saremo così gli annunciatori di Dio che è amore.